La straordinaria impresa in Scozia dello scalatore non vedente inglese Geoffrey Dafton diventa un documentario. Una coppia di scalatori si abbraccia sulla vetta dell'Old Man of Hoy, un faraglione, un picco di roccia alto 137 metri con pareti a strapiombo sul mare, nelle isole Orcadi, in Scozia. Uno dei due, Jesse Dafton, è ipovedente e affetto sin da bambino da una malattia degenerativa della vista che gli permette di distinguere appena tra luce e ombra, ma è riuscito a compiere l'impresa di scalare in cordata il massiccio Old Man of Hoy insieme alla sua compagna Molly Thompson. La storia di questa arrampicata epica, avvenuta il 4 giugno 2019, è raccontata nel documentario di Alastair Lee, Climbing Blind, una delle opere che saranno presentate nella nuova edizione di Cervino Cine Mountain, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa, che si terrà dal 1 al 6 agosto a Cervinia e Val Tournanche. Il film testimonia la passione per l'arrampicata di Jesse Dafton, il climber inglese ipovedente, oggi 34enne, la cui percezione visiva è ridotta all'1 o 2%. Ma sin da ragazzo ha iniziato ad arrampicare. Dafton si è allenato a lungo per affrontare la parete dell'Old Man of Hoy. Non può vedere dove mettere mani e piedi e usa una combinazione di tocco e guida verbale della sua compagna. La scalata è durata oltre 7 ore ed è stata filmata anche con droni dal regista del documentario che ha partecipato alla cordata. Un'impresa sportiva in paesaggi di natura splendida e soprattutto una storia che esprime amore e speranza. Poche settimane dopo l'arrampicata, Jesse Dafton e Molly Thompson si sono sposati e continuano a cercare una cura per gli occhi di Jesse e a condividere l'amore per la natura.